Sarai seguita oggi l'autopsia sul corpo del neonato di un mese e mezzo morto davanti agli occhi della madre mentre si trovava ricoverato all'ospedale San Vincenzo di Taormina. A chiedere di sapere se ci fossero responsabilità per la morte del piccolo ricoverato inizialmente il 20 marzo scorso al Policlinico di Messina per branchiolite sono stati i genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri. Adesso il sostituto procuratore Rossana Casabona, titolare del fascicolo, ha iscritto tutti i medici dell'ospedale di Viale Gazzi che per primi hanno avuto in cura il bimbo. Un atto dovuto per consentire che oggi venga effettuato l'esame autoptico e possano così aversi le prime risposte all'enorme dolore dei genitori e soprattutto della madre che ha visto morire il proprio figlio senza poter far nulla. Il bimbo è morto lo scorso 4 aprile, ma i problemi per il neonato erano cominciati già il 20 marzo, quando era stato ricoverato dalla pediatria del Policlinico di Messina. Aveva difficoltà respiratorie e dopo gli esami gli era stata diagnosticata una bronchiolite. 4 giorni dopo il ricovero le analisi effettuate avevano spinto i medici a trasferirlo nel reparto di terapia intensiva pediatrica, ma aveva avuto una crisi e i dottori avevano informato i genitori che era necessario trasferire il piccolo presso la cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina perché aveva bisogno di assistenza cardiaca e polmonare. Martedì pomeriggio, mentre veniva tolta gradualmente l'assistenza a cuore e polmoni attraverso una macchina e dopo alcuni accertamenti, il bambino all'improvviso è morto sotto gli occhi della madre che era lì vicina ad assisterlo. I familiari si sono rivolti ai carabinieri di Taormina raccontando tutta la vicenda. Vogliono sapere se la morte del loro piccolo poteva essere evitata.